si rinnova questo appuntamento molto importante. Dopo 35 anni ancora la Compagnia della Fortezza e gli spettacoli in carcere. È un anno molto importante proprio perché Volterra conferma il titolo di prima città toscana della cultura anche quest'anno, ed è un anno importante perché Armando Punzo, la Compagnia della Fortezza, sono stati insigniti del Leone d'Oro alla carriera alla Biennale Teatro di Venezia, e poi proprio quest'anno Mario Cucinella e il suo studio di architettura hanno avuto l'incarico ufficiale per progettare e realizzare il teatro stabile in carcere nella Fortezza Medicea di Volterra. L'immaginario di Volterra, della Compagnia della Fortezza, è il materiale di avere un teatro stabile, il primo teatro stabile in Europa proprio a Volterra. Questa è Volterra, questa è la Toscana, e attraverso la cultura possiamo costruire il futuro dei nostri territori. Questo è l'appuntamento per noi più importante, e quest'anno presentiamo il primo studio Atlantis dopo un progetto che è durato 8 anni, che è terminato con Natura e presentato alla Biennale di Venezia. E questo primo studio cerca in qualche modo di affrontare la questione della conoscenza, dell'utopia e dell'idea del permanere, se è possibile che ci siano le condizioni per permanere in uno stato che non sia ordinario, se è possibile trovare in noi la capacità proprio di trovare collegamenti con altre menti, con altre persone, quindi con la conoscenza, per migliorare, per trovare una possibilità diversa per la nostra vita quotidiana anche.